Vi propongo di partire con l'oggetto numero 136 dell'assessore Barberini, presentato dalla consigliera Casciari per questioni legate agli impegni degli assessori. E cominciamo appunto con questo oggetto: centri di terzo livello per la diagnosi, trattamento e cura della ipoacusia infantile. Intendimenti della Giunta regionale rispetto alla difformità di offerta di servizi tra le aziende ospedaliere di Perugia e di Terni. Prego, consigliera Casciari. Sì, grazie. Sì, questo è un tema un po' delicato che riguarda appunto il tema dell'ipoacusia infantile, che riguarda un numero elevato di bambini che per diversa ragione, sia genetica sia di sofferenza in fase insomma di gestazione, possono presentare alla nascita dei problemi di udito che, se diagnosticati e riabilitati in tempo, compensano quasi al 100% il deficit verbale. Per questo la Regione Umbria già dal 2007 si è dotata di un programma di screening audiologico prenatale sia presso le neonatologie che presso le terapie intensive. E sulla scorta di questa attenzione che c'è stata al tema, e anche appunto per evitare problemi di sviluppo dei bambini, sono stati individuati allora due centri di terzo livello e un centro regionale di impianto cocleare presso l'azienda ospedaliera di Perugia. I due centri erano destinati alla clinica Otorino dell'azienda ospedaliera di Perugia e un altro presso l'azienda ospedaliera di Terni. In questi centri, dopo appunto la segnalazione dello screening prenatale, viene effettuata la rapida diagnosi e la gestione del percorso, soprattutto quello riabilitativo e abilitativo, sia in tema appunto di riduzione della sordità che di logopedia. Quindi lavorano insieme nei centri di terzo livello audiologi, otorini, audiometristi, audioprotesisti, genetisti, logopedisti e anche lo psicologo, e sono un centro di riferimento importante in quanto non solo appunto per lo sviluppo del bambino, ma anche per la propria famiglia e per il rapporto con la scuola, visto che è un tema assai delicato. Scusate. Nella realtà, nell'ottica di un'integrazione che si è venuta a creare tra territorio, tra azienda territoriale e ospedale, a Terni il centro di terzo livello si è costituito ormai da tempo, è stato costituito non presso l'azienda ospedaliera ma presso il servizio dell'età evolutiva dell'ASL numero 2. Oggi purtroppo, per il pensionamento del medico responsabile, le famiglie hanno perso questo punto di riferimento e sono costrette a recarsi o presso la struttura, quindi il centro di terzo livello della clinica Otorino di Perugia, con una anche lista d'attesa che non consente una presa in carico, diciamo, così tempestiva come necessario, oppure addirittura privati per il percorso di logopedia. Quindi chiedo alla Giunta quali azioni intende intraprendere per garantire l'accesso al centro di terzo livello per la diagnosi, trattamento e cura dei bambini ipoacusici presso l'azienda ospedaliera di Terni, oppure se e come intende potenziare lo stesso centro presente presso l'azienda ospedaliera di Perugia, onde evitare disservizi e difficoltà per le famiglie. Grazie. Grazie. Consigliere Pego, assessore Barberini. Sì, grazie Presidente. Le ragioni e la ricostruzione fatta nella interrogazione da parte della consigliera Casciari sono assolutamente rispondenti alla realtà, nel senso che le risposte che vengono oggi fornite nel territorio sud della regione, in particolare dall'azienda ospedaliera Terni, non sono in linea con il percorso diagnostico terapeutico approvato dalla Giunta regionale nel 2013. Ciò è attribuibile alla in parte risoluzione dei rapporti di lavoro dei professionisti impegnati, risoluzione dovuta al passaggio in quiescenza dei professionisti appunto adibiti a questo servizio. La situazione non determina una non presa in carico, una mancata risposta ai bisogni di salute dei cittadini, determina però ritardi nella presa in carico e quindi nella valutazione, e soprattutto determina, obbliga o meglio i cittadini della zona sud dell'Umbria a spostarsi per
andare nell'unico servizio dove viene garantita questa attività, che è presso l'azienda ospedaliera di Perugia. Da parte della direzione generale dell'azienda ospedaliera di Terni c'è però la necessità e la volontà di riorganizzare il settore, dare attraverso una riorganizzazione generale dell'attività e attraverso un potenziamento delle risorse umane e professionali che dovranno essere adibite a questa attività. La volontà è di farlo in pochissimo tempo, in pochi mesi, affinché si possa dare ancora una piena attuazione a quel percorso terapeutico che è stato approvato dalla Giunta regionale del 2013 e che tra l'altro sta dando ottimi risultati per la qualità assistenziale, per la valutazione, per le risposte che il sistema Umbro è stato in grado di assicurare in questa particolare branca nel corso di questi anni. Grazie Assessore, prego Consigliera Casciato. Sì, grazie Assessore. Sa bene che insomma c'è un tema, quello della disabilità dei minori su Terni, ne abbiamo parlato già in altri ambiti da attenzionare, quindi la ringrazio per l'attenzione che vorrà porre per i servizi sia ospedalieri che territoriali nella provincia di Terni, che e nello specifico nel tema dell'ipoacusia permetterebbero appunto alle famiglie di non fare spostamenti e di essere seguiti soprattutto per la logopedia a livello territoriale. Grazie. Abbiamo il consigliere Rometti che interroga l'assessore Paparelli, oggetto numero 125, stato di attuazione della deliberazione dell'assemblea legislativa numero 85 del 3 maggio, prevista dismissione della centrale termoelettrica Enel Pietro Vannucci di Bastardo. Prego assessore, prego consigliere. Ma torno su un argomento del quale quest'Aula si è occupato anche in passato. E comunque è una questione centrale per quel che riguarda la programmazione energetico-ambientale della nostra regione, la centrale appunto di Enel di Bastardo, che viste le difficoltà ambientali che aveva, le difficoltà per quel che riguarda i limiti di emissione, è una centrale a carbone, ricordiamo, e anche uno scarso utilizzo, perché l'Enel la utilizza e viene utilizzata solo in casi di criticità della rete, quindi pochissimo in questo momento. Enel, anche grazie a un incontro che la vecchia amministrazione, la precedente amministrazione regionale fece con l'amministratore delegato Starace, fu insediato un tavolo con la Regione Umbria per cominciare a definire un futuro, una possibile riconversione e un riutilizzo di questo sito, che è comunque importante per quel che riguarda le ricadute economiche in quel territorio. E naturalmente, come ho detto, si era occupato di questo problema anche l'Assemblea legislativa, che approvò un ordine del giorno nel maggio del 2016. In questo ordine del giorno veniva un po' invitata la Giunta regionale a definire, a concordare con Enel progetti che andavano verso, come dire, un percorso di sostenibilità di quel territorio, valutare anche la possibilità di acquisire fondi della Comunità Europea, chiaramente coinvolgere e dare all'Enel, come dire, mettere in capo all'Enel un progetto di questo tipo e anche tenere in grande considerazione il rapporto con i comuni. Ecco, l'interrogazione di oggi, che peraltro è stata presentata qualche tempo fa, è destinata a capire insomma qual è il punto della situazione attuale da parte della Giunta, se questo tavolo, poi questo confronto con Enel. Mi risulta che il Ministero, rispetto alla richiesta di Enel di inserire questa centrale in quelli da dismettere, ancora il Ministero non ha dato il via libera a questa dismissione, proprio perché vuole utilizzare questa centrale nei momenti di emergenza per le situazioni di criticità e di fabbisogno della rete. Però insomma ci troviamo di fronte a una situazione di stallo che, come dire, che non sia utile in questo momento da nessun punto di vista. Grazie Assessore. Consigliere, prego Assessore.
Grazie Presidente. La centrale termoelettrica di Bastardo è attiva, come è noto, dalla fine degli anni 60. È costituita da due unità a carbone ed è dotata di autorizzazione AIA fino al dicembre 2023, senza variazione di limiti alle emissioni autorizzate nell'AIA del 2011, solo con restrizione al funzionamento di ciascun gruppo a 1.875 ore l'anno. In seguito all'evoluzione sfavorevole del mercato dell'energia, il reale funzionamento dell'impianto si è quasi azzerato nel 2016, andando via via riducendosi. La competitività della centrale è stata inoltre influenzata dalla complessità della logistica dei trasporti, tra un posto intermodale di circa 140 km da Ancona. In considerazione di questo scenario, Enel ha ritenuto necessario inoltrare l'11 novembre del 2016 istanza al MISE per la dismissione definitiva delle due unità, in merito alla quale lo stesso Ministero ha risposto con la richiesta di tenere nella disponibilità l'esercizio l'impianto per l'intero 2017, in quanto i cambiamenti avvenuti nel contesto internazionale, in primis il fermo degli impianti nucleari in Francia, non consentono di determinare con certezza gli scenari futuri del Paese in campo energetico. La durata del congelamento della procedura di dismissione, che è stata rinnovata anche per il 2018, dipenderà dalle valutazioni che il Ministero e il suo organo tecnico, Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, faranno sia sull'impatto nello scenario nazionale di criticità climatiche che sulle situazioni presenti in ambito europeo. Nel corso del 2017 l'impianto, che fino a diverse valutazioni del Ministero resta disponibile all'esercizio, è stato sostanzialmente utilizzato per situazioni di emergenza e pertanto con un consuntivo di ore e anno che sono ampiamente al di sotto dei limiti concessi dall'autorizzazione AIA. Nel frattempo, siccome pensavamo che non intervenisse questa richiesta del Ministero per riconsiderare ancora strategico in considerazione dell'evoluzione del quadro internazionale questo sito, avevamo iniziato con i soggetti interessati, le parti sociali, i comuni, la stessa Enel, un programma nell'ambito dei programmi Enel Future, di dare vita a un nuovo futuro a questo come agli altri 23 siti a fonti fossili che hanno concluso il loro ciclo di produzione o che stavano per farlo sulla base dell'attività straordinaria richiesta nell'anno in corso. Il termine ultimo per la presentazione della proposta progettuale è stato spostato al 19 aprile 2018. Si tratta di una decisione che Enel ha assunto in condivisione con la Regione Umbria, cioè quello di spostare il termine ultimo per i progetti di riconversione del sito, in considerazione del fatto che l'impianto è attualmente ancora in attesa di via libera da parte delle autorità competenti rispetto alla richiesta di dismissione anticipata che è fissata al 2023 per effetto delle autorizzazioni in possesso. Il posticipo permette di conciliare le esigenze dei soggetti che hanno già presentato una concreta manifestazione di interesse, che avranno più tempo per elaborare il loro progetto di riqualificazione, perché noi intanto non abbiamo fermato il processo di riqualificazione, ma si sta andando avanti, quindi dalle manifestazioni di interesse si passa a progettualità concrete, per cui quando scadrà il termine avremo in mano progettualità davvero concrete e quelle della gestione dell'impianto, che nella fase attuale deve ancora temporaneamente garantire disponibilità al sistema energetico nazionale. Questo periodo di tempo sarà anche utile per proseguire nel percorso di dialogo e di confronto con le istituzioni del territorio che hanno sempre caratterizzato questi percorsi. Il temporaneo slittamento dell'esercizio dell'impianto non modifica la strategia e le decisioni dell'azienda per il futuro del sito. Si segnala che rispetto all'evoluzione più recente Enel ha richiesto di posticipare, come dicevo, dal 18 aprile a fine 2018 il termine ultimo di scadenza della presentazione delle proposte alla luce delle nuove determinazioni che stanno assumendo le autorità che ci chiedono nazionali, che ci chiedono ancora di non dismettere questa centrale nonostante lo scarso utilizzo. Al contempo prosegue con la Regione, con i sindaci e con le parti sociali il tavolo tecnico instaurato al fine di favorire il confronto sul percorso di riqualificazione e di individuazione di progetti di riconversione ambientalmente sostenibili che salvaguardino i livelli occupazionali e, ove possibile, sviluppino la vocazione produttiva dei siti, con un impegno che noi abbiamo chiesto sin dal primo confronto a Enel di avere parti, di essere ancora
parte di questo processo, non solo in quel territorio ma nell'intera Umbria. E quindi resta valido l'accordo quadro sottoscritto in questo contesto da Enel e Regione, che inserisce in una cornice istituzionale il percorso di riqualificazione del sito, in cui si registra la disponibilità della Regione a sottoscrivere un accordo di programma che accompagni la progettualità che emergerà dal concorso dei progetti verso la sua concreta attuazione, tenendo conto delle indicazioni in tal senso che stanno anche nell'interrogazione testé illustrata dal consigliere Rometti. L'accordo di programma, secondo noi, rappresenta lo strumento idoneo a definire il piano di interventi utili, che deve in primo ordine passare attraverso il potenziamento del capitale umano di cui Enel dispone, affinché la centrale di Bastardo, come prospettato, possa affermarsi come punto di riferimento per le azioni formative. Grazie, assessore. Prego, consigliere Rometti. Ma io prendo per buone le ultime parole dell'assessore, nel senso che dobbiamo vigilare e tenere all'interno di questo accordo, di questo quadro di collaborazione che era stato appunto creato Enel, per far sì che questo congelamento non significhi, diciamo, una perdita di quella che era la strategia complessiva, gli obiettivi delineati, perché insomma Enel dopo 50 anni in questo territorio non può lavarsi le mani, diciamo, rispetto a progetti di riqualificazione, di riconversione, dove servono risorse. Non ci si può limitare a far sì che insomma lì poi si vada a uno smantellamento senza avere nulla, diciamo, che possa determinare una ricaduta positiva per il territorio. Quindi credo che, ecco, insomma, questa situazione che si è creata a seguito del diniego del Ministero ad andare avanti sulla dismissione deve essere gestita e governata, perché lì le cose, insomma, sono rimaste una trentina di dipendenti, c'è una situazione in qualche modo di impoverimento che non va bene da nessun punto di vista. Grazie, consigliere Rometti. Proseguiamo con l'interrogazione numero 146, interviene il consigliere Rionelli e interroga l'assessore Paparelli. Prego, consigliere Rionelli. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione è un'altra interrogazione sul tema Perugina e Nestlé. Io ne ho prodotte alcune perché è evidente che parliamo di una realtà molto importante della nostra regione, una realtà che è stata oggetto ed è tuttora oggetto, ovviamente, di attenzione delle istituzioni rispetto a quello che è stata una crisi aziendale, rispetto a quello che poi è stato l'accordo e gli accordi che sono stati appunto raggiunti tra sindacati e azienda. Questa interrogazione riguarda in maniera specifica il tema delle dimissioni dei lavoratori in Nestlé di Perugia, e cioè parte dal fatto che alla data della presentazione di questa interrogazione, e quindi fine marzo, oltre 100 dipendenti dello stabilimento di San Sisto avevano firmato le dimissioni volontarie a seguito appunto dell'accordo tra sindacati e azienda. Tale dimissione prevedono l'erogazione a ciascun sottoscrittore di 60.000 euro lorde nei contratti ovviamente full time, che sono circa 47.000 nette, che vengono erogate dall'azienda sotto forma di bonus, che quindi nel territorio complessivamente ricadranno per oltre 6 milioni di euro. Considerato che la parcellizzazione delle risorse rischia, come è accaduto in passato in situazioni analoghe, di non produrre ricadute occupazionali soddisfacenti, perché poi chiaramente parliamo di una cifra che diciamo messa insieme fa massa critica, parcellizzata invece ovviamente la fa molto di meno, e ovviamente fermo restando che ognuno con i propri soldi ci fa quello che vuole, ci mancherebbe. Ora il tema è che questa interrogazione mira a sapere, auspicandola peraltro, se ci sia stata o meno, ci sarà nei prossimi giorni, un'iniziativa della giunta regionale di concerto con i sindacati e con i lavoratori per creare opportunità imprenditoriali che vadano al di là dell'impresa unipersonale gestita dal nucleo familiare, fermo restando anche che c'è nella recente legge sul lavoro che abbiamo approvato in questo
consiglio la previsione di una serie di strumenti appunto legata per esempio all'impresa collettiva che io penso possano essere colti. Quindi conclusivamente si interroga la Giunta per sapere se e quali iniziative la Giunta regionale può intraprendere per elaborare una strategia occupazionale organica affinché coloro che sono usciti da Perugina e Nestlé possano valutare proposte di autoimpiego e di imprenditorialità collettiva. Quindi appunto finalizzate alla creazione di opportunità ovviamente a seguito di un lavoro che la Regione può fare mettendo intorno a un tavolo i lavoratori stessi e i sindacati. Grazie consigliere Lionelli, adesso provvedo a interrogare l'assessore Chianella e interroga ovviamente il consigliere Mancini l'eventuale esistenza. Sì, prego assessore. Oggi sì, grazie presidente. Ma premesso che nel 2017 è stato sottoscritto presso il Ministero del Lavoro tra aziende e sindacati un accordo per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale della durata di 18 mesi per lo stabilimento di San Sisto, premesso anche che il piano di riorganizzazione ha previsto un investimento di oltre 60 milioni relativo a valorizzare le attività, le competenze core di Perugina e a sviluppare il marchio Baci Perugina come global brand, e che l'accordo di riorganizzazione ha previsto, come stabilito dal decreto ministeriale 94033 del 2016, un recupero occupazionale di almeno il 70% dei lavoratori interessati alla CIG, alla cassa integrazione, attraverso il rientro in azienda o la ricollocazione esterna presso altre società. Inoltre è stata prevista la possibilità di accedere ad un incentivo all'esodo per i lavoratori stessi, anche a seguito di ricorso al licenziamento collettivo o attraverso accordo di conciliazione in sede sindacale a fronte della formale e esplicita accettazione della cessazione del rapporto di lavoro. L'avvertenza è stata oggetto di uno specifico tavolo attivato presso il Ministero, cui hanno partecipato Regione e Comune. Le organizzazioni sindacali e l'azienda, in esito a un lungo confronto, risulta abbiano sottoscritto lo scorso 28 febbraio un accordo definito piano sociale, nel quale vengono stabilite le forme e l'entità degli incentivi per i lavoratori che vogliono volontariamente aderire a queste fattispecie: ricollocazione presso aziende terze, riduzione del contratto di lavoro da full time a part time, incentivo all'esodo. A oggi, consigliere Lonelli, non risulta che Nestlé abbia attivato procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223. Pertanto, tutte le eventuali adesioni dei lavoratori alle forme che io ho precedentemente indicato risulterebbero essere attivabili solo su base volontaria. La Regione Umbria, nell'ambito del Piano Lavoro 2018, per entrare nel merito delle questioni da lei poste, intende attivare misure nell'ambito del pacchetto adulti per quei lavoratori disoccupati da almeno 6 mesi o 4 mesi se percettori, ovvero in termini inferiori nel caso di lavoratori provenienti da aziende in crisi di rilevanza regionale, che vorranno intraprendere su base volontaria percorsi di autoimprenditorialità individuale o collettiva. Questi percorsi dovrebbero essere finalizzati all'orientamento e alla verifica di fattibilità economica e imprenditoriale dell'idea, oltre che al supporto nella costituzione e nella crescita dell'impresa e monitoraggio dell'andamento aziendale al fine di facilitare il superamento preliminare di eventuali difficoltà. Questi soggetti potranno altresì beneficiare delle misure del microcredito per importi che sono in via di definizione. La Regione intende attivare inoltre interventi di politica attiva rivolti per aziende di rilevanza strategica regionale che impiegano oltre 100 dipendenti, oggetto di tavoli di crisi nazionali o regionali, che beneficiano della CIGS per crisi o per riorganizzazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1,133 della legge 205 del 2017. In linea programmatica pensiamo di prevedere misure riguardo a lavoratori riassorbiti all'interno del ciclo produttivo a seguito di una modifica del contratto di lavoro in termini di mansioni svolte o di orario di lavoro, lavoratori che sottoscrivono l'accordo di ricollocazione di cui al decreto legislativo 148, lavoratori che sono oggetto di ricollocazione in imprese diverse rispetto a quella di provenienza mediante azioni di outplacement realizzate direttamente dall'impresa per il tramite di un soggetto autorizzato, ovvero mediante l'intervento del centro per l'impiego o di un soggetto accreditato
ai servizi per il lavoro. Per detti lavoratori presi in carico dei servizi per l'impiego regionale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 150, tenuto conto dell'attività di orientamento, pensiamo di finanziare le attività formative atte a trasmettere le competenze richieste dalle imprese del territorio che intendono ricevere questi lavoratori e quindi procedere alla loro assunzione, ovvero dall'impresa beneficiaria della CIGS al fine di agevolarne il riassorbimento. La formazione verrà erogata in costanza di percezione dell'ammortizzatore sociale, ovvero in sospensione dello stesso a seguito di assunzioni temporanee o trasformazioni contrattuali che prevedano l'utilizzo del personale in CIGS verso altre imprese o a seguito di assunzione da parte dell'azienda individuata delle attività di outplacement. Grazie. Prego, consigliere Leonelli, per la replica. Ma, dunque, l'intervento, la prima parte dell'intervento dell'assessore era legata a un po' la cronistoria anche puntuale di quello che è stato il percorso dell'accordo sindacale con l'azienda. Ne abbiamo preso atto, come è normale che sia in questi casi, perché chiaramente il punto di incontro è stato raggiunto tra le parti in causa. Dobbiamo però essere chiaramente consapevoli che ha lasciato quell'accordo comunque una criticità aperta, perché parliamo di numeri abbastanza importanti rispetto a quelli che usciranno dal ciclo produttivo, e comunque anche in previsione di uno stabilimento che comunque vedrà ridotta la sua capacità di lavoro, e questo chiaramente ha una ricaduta sul territorio, in particolare sulla città di Perugia e sul Perugino. Ora, il tema che io ponevo con l'interrogazione era appunto come andare a recuperare quei 200, 250, 300 diciamo posti di lavoro che chiaramente usciranno e usciranno da quel ciclo. Gli strumenti mi pare che ci siano, io credo che su questo il lavoro fatto con quella legge regionale lo vedremo probabilmente ex post, ma insomma nella breve replica l'assessore ha un po' raccontato come gli strumenti ce ne siano diversi. Ora il punto è questo, come far incontrare appunto il lavoratore rispetto all'offerta, cioè questo credo che possa essere il lavoro che noi facciamo. È vero che chiaramente tutte le realtà sono uguali, ma è vero anche che Perugina, appunto per i volumi che ha, è una realtà particolarmente impattante come numeri sulla città capoluogo di regione. Allora io credo che uno sforzo dell'istituzione regionale per appunto mettere in condizione le persone che sono uscite e che magari hanno anche risorse che sono appunto quelle che derivano dall'uscita volontaria attraverso le dimissioni, con percorsi che sono un po' quelli che l'assessore raccontava, e in un'ottica però strategica, io penso che sia uno sforzo che la Regione debba compiere, chiaramente interloquendo con i sindacati, interloquendo con i lavoratori, costruendo tavoli, costruendo opportunità, proprio per rendere virtuosa quella filiera tra lavoratore e occupazione, che se no diciamo rischia di rimanere un po' impregiudicata, e soprattutto rischia di rimanere una opportunità che coglie soltanto chi magari è più pronto, chi ha più strumenti, chi magari sa muoversi meglio dentro determinati contesti. E quindi ecco, un lavoro appunto nell'ambito di quello che chiaramente è legittimo e consentito fare delle istituzioni, io penso che sia auspicabile, e invito la Regione a lavorare su questo.